Buon pomeriggio alle 13.30, martedì 3 marzo, ben ritrovati con InfoStudio. Apriamo parlando del coronavirus, facendo un po' il punto della situazione, anche qualche considerazione, se ce lo permetterete, insomma, con un servizio tra poco. In Calabria la situazione è invariata, lo sappiamo, c'è un contagio, un paziente di Cetraro arrivato dalla cosiddetta zona rossa, da Castiglione Boccadadda, in provincia di Lodi. E per quanto riguarda invece la situazione globale, in questo momento le vittime sono 3.118, state vedendo l'ormai famoso link che tutti credo conosciate, e 91.313 sono le persone contagiate. In Italia invece i contagi sono in frenata ed è la prima volta che prende considerazione di questo dato, perché mentre l'incremento tra domenica e lunedì era stato del 16%, c'erano stati 258 casi in più, oggi l'incremento è stato del 16%, 258 casi in più, a fronte dell'aumento del 50% che era stato registrato il giorno prima. Di questi casi oltre il 50% è asintomatico oppure ha sintomi lievi, è in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato con sintomi, il 10% solo, ma si fa per dire solo, è in terapia intensiva. Ricordatevelo questo dato perché tornerà tra poco, il 10%, ripeto, dei contagiati in terapia intensiva. Di dato confortante ha parlato il commissario Angelo Borrelli, sottolineando che si tratta di una percentuale che ricalca il dato complessivo. Ci sono 1.835 malati, 927 sono in isolamento, 742 ricoverati con sintomi, 166 in terapia intensiva. In Italia in questo momento i decessi sono 52, 149 guariti. Piuttosto c'è un dipendente della RAI, lo si è appreso oggi, che ha, sul quale è stato riscontrato un caso di positività, è stato positivo al primo tampone, attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni. È di poco fa la notizia che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere spostate alla fine dell'anno. Questa è un'ipotesi evocata dal ministro giapponese Hashimoto, citato dall'Independent. Secondo i termini dell'accordo fra Giappone e CIO, i giochi si devono tenere entro il 2020. Non è specificato quando, poi sappiamo benissimo, sanno benissimo gli appassionati di sport che i giochi si tengono sempre tra luglio e settembre. Infatti questi del 2020 erano previsti sono previsti, vogliamo usare ancora il presente indicativo, dal 24 luglio al 9 agosto. Se ci fosse uno slittamento, comunque questo accordo prevede che i giochi si disputino entro il 2020, quindi uno slittamento di qualche mese non sarebbe poi un male. Intanto i segretari generali di CGIL, CISL e UIL Calabria, sposato russo e biondo, hanno chiesto un incontro urgente al commissario alla sanità Cotticelli per parlare dell'emergenza e dei rischi che essa rappresenta per i lavoratori. I tre segretari generali hanno chiesto la convocazione al più presto di un tavolo che deve servire a individuare le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori dei settori pubblico e privato, a partire dalle strutture sanitarie e regionali. CGIL e CISL e UIL hanno anche fatto presente che nel caso la richiesta non fosse presa in considerazione, chiederebbero in via sussidiaria all'incontro al governo. Probabilmente alla fine può più la paura stessa del virus che il virus come agente, diciamo così, che sta causando naturalmente contagi e purtroppo anche decessi. Una paura a volte incomprensibile, un vero e proprio incubo. Il filosofo Umberto Galimberti parla giustamente di angoscia rispetto ad un fenomeno che non conosciamo bene, perché neanche fra scienziati c'è purtroppo un pieno accordo, e che non vediamo e che quindi pensiamo possa arrivare da ogni dove o da ogni persona che incontriamo. Questo ha a che fare con le paure più remote, più ancestrali, è sempre stato così, solo che oggi noi siamo particolarmente evoluti, eppure ci scopriamo più fragili. Quello che succede a decine di migliaia di chilometri da noi ci interessa in fondo. Hanno ragione Greta e i ragazzi che oggi chiedono provvedimenti immediati per fermare la follia che sta cambiando il clima del pianeta, e chissà, forse ha influito anche su questa mutazione del virus da animale che si è trasmesso da animale a uomo. Non c'è né un piano né un pianeta B, è su questo che dobbiamo vivere ed è per questo che bisogna rispettare le misure di questi giorni e comportarsi responsabilmente e da collettività, da popolo.
Da una settimana e mezzo il nostro paese è percorso da due virus. Il primo è biologico, lo abbiamo chiamato Covid, ed è il re incontrastato del circo mediatico, dei nostri discorsi, del nostro modo di comportarci. L'altro, il secondo, è un virus immateriale ed è dilagato e continua a dilagare assai più velocemente del primo. È il virus della paura o dell'angoscia, per dirla con il filosofo Umberto Galimberti, ovvero un timore non di qualcosa di tangibile, visibile, razionale, ma fatto di chiacchiere, impressione, reazioni emotive. Attraverso la rete, i telegiornali, i talk show, ha contagiato un numero di persone enormemente più elevato di quello colpito dal coronavirus. Persone di tutte le età e di qualsiasi condizione socio-economica, ben al di là dei focolai e delle zone rosse, incurante dei cordoni sanitari, beffardo nei confronti di qualunque quarantena. Se ci pensate, quest'altro virus sta ricevendo un'attenzione senza precedenti, sta avendo una copertura mediatica quant'altri mai hanno avuto, neanche le principali e più recenti catastrofi, dal terremoto dell'Aquila del 2009 a quello nel centro Italia del 2016, dalla tragedia dell'albergo di Rigopiano al crollo del ponte di Genova. E ormai è evidente che sia così possente da paralizzare gli sforzi per contenere la diffusione dell'altro virus, di dilatare gli effetti sull'economia e di disunire l'Italia, come abbiamo visto a Ischia, dove una gentildonna se l'è presa con un pullman di turisti liguri, o nel caso del barista irpino tornato a casa da Milano per paura e maledetto dai suoi stessi paesani. Ma poi la diffidenza ce l'abbiamo in casa. Sono tornati dal nord un mucchio di studenti, parenti e affini e li abbiamo guardati con sospetto e li sfuggiamo come appestati. Siamo evoluti, ultramoderni e ipertecnologici, ma le reazioni a una crisi epidemica sono le stesse del 1600, quando la peste provocò 1 milione di morti, del 1918, quando l'influenza spagnola infettò 500 milioni di persone e ne uccise decine e decine di milioni, dal 3 al 5% della popolazione mondiale dell'epoca addirittura, o dalla fine degli anni 50 dello scorso secolo, quando l'asiatica mandò al creatore circa 2 milioni di persone. Si percepisce la fobia da contatto, l'incubo immanente ci spinge a dare la caccia agli untori, che prima erano i cinesi e adesso siamo diventati noi. L'infezione da coronavirus è un'epidemia più mediatica che sanitaria, con una diffusione tuttora abbastanza circoscritta e tassi di mortalità simili a quelli dell'influenza, anche se quello che sta accadendo ci obbliga a continui aggiornamenti. Il guaio è che neanche gli scienziati, a cui vorremmo aggrapparci per avere qualche certezza, hanno mostrato univocità di pareri sulla reale gravità della situazione e sugli scenari futuri, sicché la paura ha travolto anche lo scoglio più sicuro. Se perfino uno scienziato si ingrifa per un like in più, è la fine. Le misure di contrasto, per esempio, vanno seguite perché quello che per una persona in buona salute sarebbe poco più di un raffreddore potrebbe passare a qualcuno che poi lo passa a qualcuno che poi lo passa a un anziano immunodepresso, diabetico o a un giovane malato oncologico, cioè a una persona debole e dunque meno attrezzata per difendersi. Non solo, una diffusione capillare del virus avrebbe un effetto drammatico sulla nostra sanità. Il 10% dei contagiati finisce in terapia intensiva e già in Lombardia e Veneto non ci sono quasi più posti. Se non ci sono più posti, se non sono disponibili macchine per intubare in Lombardia e Veneto, che succederebbe in Calabria? In attesa che arrivi un vaccino, bisogna pensare e agire collettivamente e responsabilmente. Se si manda a reti ed edicole unificate lo stesso messaggio, non ci si può meravigliare se poi le città si svuotano, i turisti disdicono le prenotazioni, l'export crolla, le aziende chiudono. In questo fine inverno del 2020 abbiamo drammaticamente capito che la barca è una sola, che non ci sono un piano e un pianeta B, che quello che accade a 10.000 km da noi ci riguarda, sia esso un virus diffuso in un mercato del pesce cinese o lo scioglimento dei ghiacci in Antartide. È suonata la sveglia, è ora di alzarsi. Ne parlavamo ieri del fatto che c'era l'incognita coronavirus anche sull'udienza del processo d'appello per l'inchiesta Emilia, il maxi processo in corso di svolgimento nell'aula bunker del carcere bolognese della Dozza contro le infiltrazioni, sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta in Emilia Romagna. Ci sono 150 imputati circa. Oggi ne erano presenti circa un centinaio. Ebbene, l'udienza è saltata proprio perché diversi avvocati hanno fatto notare l'assoluta mancanza di distanza, di sicurezza tra i presenti, quindi la non conformità con le direttive di precauzione decise per fronteggiare la diffusione del virus. L'aggiornamento è stato
dato al 18 marzo prossimo. Prima del rinvio a far nascere le polemiche era stato anche un modulo di autocertificazione che prima di entrare in aula è stato fatto compilare ad avvocati e pubblico e predisposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel quale chi lo compilava sottoscriveva di non avere sintomi e di non essere stato nelle zone dei focolai del virus. Non possiamo essere considerati untori, ha detto l'avvocato Ercole Cavarretta, consigliere dell'Ordine di Bologna. E di coronavirus oggi si parla anche in relazione a Papa Francesco. Domenica scorsa, durante l'Angelus, il Santo Padre ha tossito un paio di volte, ha mancato i riti della prima giornata di Quaresima e fra l'altro ha anche deciso di annullare alcuni appuntamenti, non è stato presente per esempio agli esercizi quaresimali con la Curia Romana ad Ariccia domenica scorsa. Il Messaggero oggi scrive che il Papa si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone e che il tampone è risultato negativo. Per la verità poi al momento la Santa Sede non ha ufficialmente confermato né smentito, mentre nei giorni scorsi più fonti avevano parlato del fatto che il Papa era stato colpito da una laringite non grave senza che fosse stato sottoposto al tampone. Insomma, un raffreddamento per l'83enne pontefice dovuto probabilmente al vento freddo di mercoledì scorso durante l'udienza generale in piazza San Pietro. La notizia comunque rimbalzata sui siti di tutto il mondo. Stamattina BBC addirittura apriva con la notizia che il Papa si era sottoposto al tampone, così anche le agenzie Bloomberg e Reuters hanno riportato la notizia, hanno riportato anche il calo evidente dei turisti ai musei vaticani. Infatti in questi giorni le gallerie museali hanno subito una flessione pari al 60%. E aggiungo, finalmente cambiamo argomento. È doveroso, certo, soffermarsi sul coronavirus, ma non può diventare l'argomento principale per così lungo tempo, anche se l'impressione è che continueremo a occuparcene per un pezzo. Parliamo adesso invece della frode con il bonus 18 app, il nuovo bonus cultura che era stato deciso dal governo Renzi. La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato beni per quasi 1.400.000 euro ad una società di capitali ed a 6 persone accusate di frode ai danni dello Stato. Queste persone, la società, attraverso un sistema di false attestazioni trasmesse al Ministero dei Beni Culturali, hanno usato il bonus cultura per l'acquisto di beni non previsti dalla normativa. I giovani fruitori del bonus, praticamente si tratta di tutti studenti, hanno acquistato beni che non avrebbero potuto comprare e sono responsabili di indebita percezione di erogazioni statali e dovranno pagare una multa pari al valore del bene acquistato non ammesso al beneficio, che nella stragrande maggioranza dei casi ha coinciso con l'intero bonus, cioè a 500 euro. L'indagine, coordinata dalla Procura di Crotone, ha preso origine da un'analisi effettuata dal Nucleo Spesa Pubblica e Repressione Frodi della Guardia di Finanza di Roma. Incrociando le banche dati è emerso un cospicuo numero di buoni spesi in maniera irregolare. Tra i beni sequestrati, quote societarie, denaro contante, un immobile, conti postali e bancari e 5 automobili. Gli accertamenti sono stati eseguiti su 4.027 fruitori che hanno compiuto il 18° anno di età tra il 2016 e il 2018. Sono state rilevate situazioni irregolari addirittura nell'86% dei casi delle singole erogazioni e sono stati verbalizzati 3.516 illeciti amministrativi. Due auto sono state incendiate nella notte nel Vibonese, una a Francica. Sono curiosamente, ma è solo una coincidenza, due Fiat Punto. A Francica l'auto è stata incendiata nei pressi della sede, non lontana, era perlomeno la sede della stazione dei Carabinieri. L'altra auto è stata incendiata invece nella frazione Pernocari di Rombiolo e qui l'incendio ha danneggiato anche i muri esterni di una palazzina. Stanno indagando i Carabinieri. Per valorizzare i borghi del sud sono pronti 30 milioni di euro e si tratta di una somma di cui potranno beneficiare naturalmente anche molti comuni calabresi. Francesca Traverso. 30 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione dei borghi storici del sud. Un tesoretto a fondo perduto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo mette a disposizione dei piccoli comuni per restaurare edifici storici, recuperare spazi urbani, sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico, per mettere in piedi in pratica iniziative o percorsi che migliorino occupazione ed attrattività di comuni che spesso sono a fortissimo rischio spopolamento.
Il bando, la cui scadenza è fissata al 13 aprile 2020, è dunque riservato a progetti di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 20 milioni sono destinati ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, gli altri 10 ai comuni fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale ZTO, ovvero zona territoriale omogenea. Il finanziamento, che non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari, è un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili fino ad 1 milione di euro per ciascun beneficiario. Dal recupero di immobili e spazi pubblici alla realizzazione di percorsi che connettono luoghi di interesse turistico e culturale, dai servizi di informazione e comunicazione per l'accoglienza ai turisti, alla valorizzazione di saperi e tecniche artigianali locali fino al miglioramento dell'accessibilità e della mobilità nei territori, il bando finanzia tutta una serie di progetti che possano rendere i borghi più attrattivi, valorizzarne le caratteristiche più peculiari ed identitarie, attivare processi di crescita socio-economica che accrescano l'occupazione e la formazione. Una boccata d'ossigeno, se ben gestita, per comuni che nella maggior parte dei casi sono alle prese con problemi di dissesto economico, oppure comunque con introiti troppo risicati per poter pensare ad investimenti che non riguardino le emergenze più immediate. Un'occasione, insomma, per provare a fondare la rinascita dei centri più piccoli e caratteristici sulla cultura, quella che si mangia. Per i devoti, per i fedeli in genere, i devoti di San Francesco di Paola in particolare, sarà una grande notizia. Stamane la comunità dell'Ordine dei Minimi ha comunicato che la cella di San Francesco, le immagini molto belle sono, come vedete, della Web TV Paola TV. Dicevo, la cella di San Francesco, che si trova all'interno del santuario, sarà aperta in via straordinaria e sarà visitabile dal pubblico in occasione delle celebrazioni per il 500° anniversario dalla canonizzazione del santo, che avvenne il 1° maggio del 1519 per opera di Papa Leone X. Papa Leone X era De Medici, fra le altre cose. La decisione, ripeto, è stata comunicata oggi. La cella, che è una piccolissima stanza approntata nel 1452, nella quale il santo riposava e pregava, sarà visitabile per 13 giorni, dal 21 marzo al 2 aprile prossimi. Questo periodo coincide sia con l'anniversario della nascita di Francesco, che avvenne il 27 marzo del 1416, che della sua morte, avvenuta in Francia, a Tours, il 2 aprile del 1507. I pellegrini potranno accedere alla cella, che è situata accanto alla porta dell'antico coro della chiesa, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Le ultime aperture erano state nel 2008, a conclusione delle celebrazioni per il 500° anniversario della morte, nel 2012, nel 50° anniversario dalla proclamazione del santo a patrono della Calabria, e nel 2016, in occasione del 6° centenario della sua nascita. Benché molto piccola, misura poco più di 2 metri di lunghezza e 1,5 metri di larghezza, questa cella ha un alto valore spirituale ed è adornata di affreschi ben conservati. Ed ora è il momento di Io scelgo Calabria. Siamo a Spilinga, nel laboratorio artigianale di Michele Dotro, che è uno dei produttori di Indugia che hanno puntato sulla strategia della filiera corta. Michele fa un lavoro straordinario per produrre un'Indugia di qualità e siamo in compagnia del professor Silvio Greco, inutile dilungarci nella presentazione di uno dei maggiori specialisti che abbiamo in Calabria in tematiche agroalimentari, ambientali e non solo. Il professor Silvio Greco
ha voluto, e lo diciamo perché è giusto che venga sottolineato anche questo aspetto, in maniera assolutamente gratuita ha voluto sostenere lo sforzo che stanno producendo a Bianco, una fondazione, uno chef per Elena e Pietro che fa capo questa fondazione alla famiglia Praticò, per dare una formazione adeguata a dei giovani chef. Professore Silvio Vreco, nelle vesti di direttore scientifico di questa fondazione, perché è una svolta questo tipo di scuola in Calabria e in Italia? Innanzitutto perché è la prima scuola gratuita per cuochi che viene fatta in Italia ed è, come dire, un piacere pensare che è stata fatta in Calabria. Secondo grande segnale è il fatto che possa nascere dal dolore dato dalla morte di una congiunta, si possa poi ripartire da questo dolore per dare gioia per oggi a nove ragazzi, un corso che dura quasi 9 mesi con lezioni frontali fatte dai miei colleghi dell'Università di Scienze Gastronomiche. C'è il fatto che una grande università, la prima università al mondo di scienze gastronomiche, Pollenzo, offre la disponibilità dei docenti per venire a fare le lezioni. Ormai abbiamo già iniziato da quasi 4 mesi, l'1 e il 2 aprile tra l'altro avremo il piacere di avere il rettore dell'università che viene a fare anche lui il corso, perché il nostro rettore Andrea Pieroni è uno dei più grandi etnobotanici al mondo. E a seguire gli altri colleghi. A maggio questi ragazzi andranno a fare uno stage in una ristorazione di livello, perché vogliamo passarli dalla fase di scuola a capire cosa succede in un ristorante. Tra l'altro 3 di loro andranno in un ristorante stellato, che è uno dei più famosi d'Italia, che è dallo chef Spigaroli, che tra l'altro, oltre ad avere questo ristorante bellissimo, ha un'azienda nel Polesine anche di agricola, perché noi lavoriamo molto sul tema territorio, sostenibilità ambientale. Infatti non per niente oggi siamo a Spilinga, da un produttore che fa l'anduia come si fa, cioè col peperoncino calabrese e con il lardello, e perché proprio vogliamo spiegare ai ragazzi che si arriva a fare un prodotto solo se si controlla l'intera filiera. Michele ha fatto questo lavoro enorme sul campo, partendo dalla produzione di peperoncino, e tra l'altro sembrerà strano dirlo anche per i calabresi che ci seguono, che la Calabria, nonostante questa aurea di grande patria del peperoncino, non produce peperoncino, tranne pochissime realtà. E Michele qua ha recuperato dei peperoncini molto interessanti, ha fatto una filiera e fa in modo che il prodotto sia veramente un prodotto di qualità. Grazie per averci seguito, col telegiornale ci rivediamo alle 19:15, ora Otello Profazio, Paolo Marra e ricordate tgcal24.it, a più tardi.